imparò ogni cosa all'interno del grembo. Hai 14 grandi possibilità dentro di te. Disse ai suoi soldati: se una goccia esce da questo recipiente, tagliategli la testa. Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni stette lì. C'era un saggio molto profondo. Il suo nome era Sukha. Era il figlio di Veda Vyasa. Sukha imparò ogni cosa che poteva imparare. Tutte le scritture, la conoscenza, le tradizioni, ogni cosa. Quando era nel grembo di sua madre. Imparò ogni cosa all'interno del grembo. Quando ne uscì come un saggio bambino. Quindi era un Bala Brahmachari. Nessuno l'aveva iniziato, ma lui era così. Un giorno Sukha pensò di dover andare nel Vaikuntha a incontrare Vishnu. Quindi andò lì. Le guardie lo fermarono e dissero: cosa? Lui disse: sono Sukha, figlio di Veda Vyasa. Voglio vedere Vishnu. Lo guardarono e dissero: vediamo che sei del tutto riempito di conoscenza. Possiamo vedere i Veda nel tuo corpo, le Upanishad nel tuo corpo, ogni altra scrittura nel tuo corpo. Ma non hai un guru, non sei ammesso qui, torna indietro. Quindi Sukha era confuso perché non aveva mai pensato a cos'è un guru, perché ogni cosa che lui, chiunque avrebbe voluto sapere, era già in lui quando era nato. Quindi tornò da suo padre e disse: padre, non mi hanno lasciato entrare nel Vaikuntha. Hanno detto che ho bisogno di un guru. Che cos'è? Le voglie. Dicono che la mia conoscenza non va abbastanza bene. Allora Veda Vyasa disse: vedi, c'è solo una persona che può essere il tuo guru. Questo è il re Janaka. Sukha disse: va bene, andrò lì. E poi andò. Andò lì e vide alle porte del palazzo. Guardò il palazzo. Un edificio molto elaborato, lussuoso, con molta estetica. Disse: questo non è un posto in cui il mio guru può vivere. Sembra troppo lussuoso e non adatto a una persona spirituale. Quindi si voltò. Tornò di nuovo e di nuovo chiese a suo padre. Suo padre disse: Janaka è l'unico guru per te. Di nuovo andò. Di nuovo guardò. Il re si stava rilassando nel giardino con la sua regina. Disse: oh, questo non è l'uomo giusto. E tornò indietro. In questo modo, questi viaggi su e giù accaddero 12 volte. Poi la 13ª volta, Veda Vyasa disse: vedi, hai 14 grandi possibilità dentro di te. 12 le hai sprecate in questi 12 viaggi. Ne restano solo altre due. Sta a te. Quindi Sukha si recò alle porte del palazzo. Non gli piacque l'opulenza del palazzo. Il modo in cui le persone erano tutte ben vestite di seta. Non gli piacque. Disse: questo non è un luogo spirituale. Ma siccome suo padre lo aveva avvertito, ne restano solo altre due. Se perdi questo, hai perso ogni cosa. Allora entrò. Allora disse: voglio vedere il re. Per prima cosa si aspettava, lui, Sukha, il figlio di Veda Vyasa, che al suo arrivo il re sarebbe andato a riceverlo. Nessuno era arrivato. Poi andò a chiedere: voglio incontrare il re. Allora Janaka chiese: dove si trova? Gli dissero dove. Stava in un posto in cui di solito, fuori dal palazzo, buttano tutti i rifiuti e vanno a finire in una fossa. Stava in quel posto. Il re Janaka disse: ditegli di stare proprio lì. Lui stette lì. Quando arrivò la sera, la spazzatura del giorno, iniziarono a buttarlo fuori. Quindi stette lì. Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, stette lì. Un cumulo di rifiuti lo ricopriva, ma lui stava lì e basta. Poi il re Janaka chiese:
Cosa succede? Dissero, sta proprio lì. Disse, chiedetegli di lavarsi. Dategli dei vestiti puliti e portatelo qui. Questo fu fatto. Poi andò davanti a Janaka. Janaka disse, vedi, in onore del tuo arrivo, ho organizzato tutta una serie di celebrazioni e festeggiamenti. Tante cose accadono qui intorno. Vai a divertiti, ma porta semplicemente con te questo recipiente. Il recipiente era pieno fino all'ora. Disse, porta con te questo recipiente e quello che abbiamo organizzato in tuo. Goditi i festeggiamenti, poi torna. Così Suka prese questo recipiente e andò. È troppo pieno, disse. Disse ai suoi soldati, se una goccia esce da questo recipiente, tagliategli la testa. Quindi, quando la tua testa è in discussione, cammini con attenzione, con molta attenzione, senza versare una goccia, attraversò tutti i festeggiamenti e tornò indietro. Allora, hai apprezzato i festeggiamenti? Janaka chiese. Lui disse, quali festeggiamenti? Osservavo il latte, basta. Allora Janaka disse, voglio che tu sappia che questo sono io. Solo per controllare che il latte non si rovesciasse, hai avuto bisogno di così tanta attenzione. Mantenere la mia connessione con il divino richiede molta più attenzione. Eppure guardami, sono ancora coinvolto con ogni cosa che mi circonda. Sei ancora in un punto in cui se ti concentri su una cosa, l'altra cosa non accadrà per te. Quindi devi lavorare. E lo prese come discepolo. Un uomo che era considerato da tutti come un celebre saggio dalla nascita. Nato come un saggio. Ma aveva bisogno di questo. Perché una cosa è ritirarsi per connettersi con il nucleo più profondo di chi siamo. Allo stesso tempo, essere in grado di essere attivi. Tutto il mio lavoro riguarda questo. Il mio lavoro non è un insegnamento, non è una filosofia, non è un'ideologia, non proviene da una scrittura. Queste sono semplicemente tecnologie per darti degli strumenti per cui se ti siedi qui, il tuo corpo è qui. Lo spazio psicologico funziona da un'altra parte. Ciò che sei tu è un po' distante da tutto questo. Una volta che hai un po' di distanza tra te e il tuo corpo, la sofferenza fisica è finita. Una volta che c'è un po' di distanza tra te e il tuo processo psicologico, la sofferenza mentale è finita. Puoi apprezzare ogni cosa, puoi essere coinvolto in ogni cosa, ma mai legato a niente.